Siamo con Luca per avere qualche numero, qualche dato di questo Green Volley. E allora lo lasciamo dire a te. Sì, allora guarda, abbiamo avuto circa 150 partite, abbiamo avuto atleti, che 75 atleti, 18 squadre e gente che è venuta da Belluno, da Padova, da Vicenza. E abbiamo voluto fare questa cosa qua perché i ragazzi ce lo chiedevano, c'era una voglia di ripartire, abbiamo tanti amici pallavolisti, io e Davide, e ci hanno detto perché non lo facciamo a Conegliano, la città campione d'Italia, campione d'Europa e campione del mondo. E noi abbiamo dovuto cogliere questa sfida e abbiamo avuto ottimi risultati. Adesso stanno facendo i quarti di finali e fra poco avremo le finali. Beh, vedo infatti che l'Imoco è uno degli sponsor di questa manifestazione. Questo scudetto è bello da vedere, quindi in una città importante, hai detto tu. Sì, sì, assolutamente. La partnership con l'Imoco è stata fondamentale sia a livello pubblicitario che proprio per i ragazzi sentirsi immersi in una città così importante e per sentirsi anche loro campioni in tutti i sensi. E siete allenatori anche voi e mi diceva Davide, c'è stato un po' un giro di qualche allenatore, si è parlato anche di volley mercato. Sì, ce ne sono stati, ci sono abbastanza giri, persone che sono parlate, mi sa che qualche acquisto è stato fatto anche qua. Bene, bravi. Grazie. Siamo con Don Michele, parroco di Parè. Beh, direi che è bello soprattutto perché si vede questo movimento di ragazzi, no? Sì, penso che la cosa bella sia proprio vedere un segno di rinascita, e di solito la rinascita passa sempre attraverso i giovani che hanno il coraggio di intraprendere strade vecchie per un verso, ma che sono anche segno di qualcosa di nuovo. Quindi io ringrazio veramente gli organizzatori che ci hanno creduto e poi anche i miei collaboratori che mi hanno sostenuto nel dire di sì a questa iniziativa. Beh, noi l'abbiamo sfruttato molto anche quest'estate con il centro estivo, con il Grest, quindi per fortuna questo campo è ancora usato da tanti ragazzi, quindi questo è un segno bello. Sì. Buona festa. Grazie anche a voi. Ciao.